siete qui? Perché c'è il G8 all'università e non lo vogliamo. Non vogliamo che decidano loro per noi, diciamo tutto. In questi tempi precari facciamo fatica a riconoscere la mia libertà. Imprigionato dalla legalità, la paura di crescere, il sogno ricorrente, vorrei serbare step per non perdere più niente. Io sono un militante della rete regionale contro il G8, noi siamo militanti No Global, siamo nati con le mobilitazioni di Genova e adesso facciamo quello che abbiamo sempre fatto, prima e dopo l'avvento della cosiddetta sinistra istituzionale, cioè ci opponiamo alle politiche neoliberiste in tutte le loro declinazioni, ambientali, imperialiste, sul welfare state e sull'istruzione. Il G8 rappresenta il simbolo massimo di queste politiche, che l'organo senza alcuna legittimità che è detta queste politiche di governazione che poi devono applicarle, come nel caso del governo Berlusconi. Siamo stati a Siracusa, abbiamo contestato il G8 ambiente, ora contestiamo quello istruzione, perché le politiche degli paesi, gli otto paesi più grandi dell'istruzione sono omogenee sostanzialmente, sono politiche di taglio alla spesa per l'istruzione, taglio alla spesa per la ricerca, come sta succedendo in Italia. Questa settimana un ragazzo di colore, 19 anni, ABBA, un italiano, teniamo a sentire... A settembre saremo ancora più liberi, a settembre ci piazzeremo a Roma sotto il ministero fino a quando non ci ridaranno il nostro posto di lavoro che ci siamo guadagnati dopo tanti anni di precariato.